Mi chiamo Maria Eva Favorino e faccio parte dell'associazione Pia Social dal 2017, che è l'anno di sua fondazione, e sono nel direttivo nazionale e coordinatrice regionale della Lombardia. Sono una funzionaria pubblica, lavoro nella PIA da più di 20 anni e mi occupo, oltre che di comunicazione, anche di servizi digitali e processi partecipativi. Ho lavorato su bilanci partecipativi e processi di coprogettazione aperti negli strumenti e inclusivi nel metodo, aprendo il design dei servizi alla partecipazione dei cittadini attivi. Pia Social è nel forum multi-stakeholder come organizzazione della società civile. In questa veste noi vogliamo portare nel forum la voce delle tante professionalità della comunicazione e informazione digitale pubblica che con la loro attività quotidiana costituiscono un fondamentale presidio dal nostro punto di vista di trasparenza e accountability per la democraticità complessiva dei processi decisionali del nostro paese. Nel mio lavoro, sono sempre stata convinta che i governi locali debbano essere piattaforme di facilitazione, con il compito di garantire regole, trasparenza e legalità, abilitando però i portatori di interesse e gli attivisti digitali a creare il valore pubblico che solo loro possono creare per i territori. In particolare, io ho avuto l'occasione di partecipare a progetti di questo tipo, di attivismo civico digitale, che hanno affrontato negli ultimi anni vere e proprie emergenze ambientali, sanitarie e sociali. E ho potuto rendermi conto in prima persona di quanto valore sia possibile creare con reali processi di governo aperto. Come Pia Social, noi siamo attivi nel quinto piano d'azione nazionale per il governo aperto nell'area di azione relativa all'innovazione digitale inclusiva. Per noi questa è un'area centrale, perché i diritti di cittadinanza passano oggi necessariamente da un'adeguata alfabetizzazione digitale dei cittadini e adeguate competenze digitali degli operatori pubblici. La transizione digitale è una condizione abilitante per garantire quello che sappiamo: partecipazione, trasparenza, accountability e collaborazione nei processi decisionali del XXI secolo. Questa transizione però sarà possibile solo con il raggiungimento di adeguati livelli di competenze digitali negli operatori pubblici e di consapevolezza da parte dei cittadini dei propri diritti di cittadinanza digitale. Abbiamo grandi aspettative, per quanto riguarda l'operatività del forum multi-stakeholder che si sta insediando e per il nostro apporto chiediamo a noi stessi un grande impegno. Vogliamo che la definizione della strategia nazionale per il governo aperto, sia informata soprattutto dalla promozione dell'educazione ai principi, dei processi. E su questi temi noi pensiamo di poter crescere, e però anche di portare un contributo che deriva dalla nostra quotidianità professionale. E quindi, ci auguriamo davvero che l'operatività del forum possa servire l'obiettivo comune che tutti noi ci stiamo ponendo. Buon lavoro a tutti.